Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Terrorismo, Bildi rivela, Al-Qaeda minaccia la rete TAB in Europa. Datagate, fermato a Londra il compagno dell'autore dello scoop. Lampedusa, soccorsi della guardia costiera 77 migranti. Al-Qaeda starebbe preparando attentati sulla rete europea di treni ad alta velocità. Lo scrive il quotidiano tedesco Bild, citando fonti dell'intelligence americana. La questione sarebbe stata al centro di una conference call fra agenti di Al-Qaeda intercettata dalla National Security Agency. Nel piano si ipotizza di collocare esplosivi sui treni o nei tunnel, o di sabotare la linea ferroviaria. Il compagno di Glenn Greenwald, il giornalista del Guardian, autore dello scoop sul caso Snowden, è stato fermato e interrogato per 9 ore all'aeroporto londinese di Heathrow. Per Greenwald, che ha denunciato il fatto, si tratta di un chiaro messaggio di intimidazione. Scotland Yard ha confermato di aver trattenuto l'uomo, ma non ha fornito spiegazioni. La Guardia Costiera ha soccorso 77 migranti provenienti dall'Africa, fra cui 8 donne, a bordo di un gommone al largo di Lampedusa. Dall'imbarcazione gli immigrati avevano lanciato una richiesta d'aiuto intorno alla mezzanotte con un telefono satellitare. I migranti soccorsi sono tutti in buone condizioni. La tensione resta alta in Egitto. Almeno 24 poliziotti sono stati uccisi nel nord del Sinai. Lo riferisce all'Arabia. Stando ai bilanci forniti dalle autorità, da mercoledì scorso sono morte nel paese 928 persone, la maggior parte civili. Gli scontri sono scoppiati con lo sgombero dei sit-in dei Fratelli Musulmani. Almeno 20 pellegrini sono stati travolti e uccisi da un treno in una stazione dello stato indiano del Bihar. Diverse persone sono rimaste ferite. Dopo l'incidente, una folla inferocita ha aggredito il conducente del treno, uccidendolo. I pellegrini hindu erano diretti ad un tempio nel distretto di Sarsa. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge, prime nozze gay in Nuova Zelanda, sono 31 le coppie dello stesso sesso che si sono unite in matrimonio. Non sono mancate scelte originali per celebrare l'evento, come quella di Lindley e Alley, che si sono sposate durante un volo da Queenstown a Auckland, davanti a figli, parenti e amici. Trionfo bianconero domenica sera all'Olimpico di Roma. La Juve ha conquistato il primo trofeo della stagione grazie alle reti di Pogba, Chiellini, Lichtsteiner e Tevez. A rovinare la festa sono stati i cori razzisti dei laziali nel finale.